Tornate nelle camerate, le reclute ricevono subito la visita degli istruttori con una sorpresa per loro. Gabriele Verde. Leila Lulu. Giorgia In. Pure? Non ci credo. Andrea Del Frade, già preoccupato? Non so l'esattore delle tasse. Mi ha scritto mamma. E lo sapevo. Cucciolino mio, già da questo capisci chi ti scrive. Mi manchi da morire, anzi ci manchi a tutti. Non dimenticare mai che ti amo più della mia stessa vita. Per me tu sei il figlio che auguro a tutte le mamme di avere. Mi manca quando mi rubi l'ultimo pezzetto di cornetto alla ricotta. Mi manca l'autovoce che fa il controcanto durante le prove in sala o quando mi svegli alle 4 di notte perché hai trovato la strofa giusta da cantare insieme. Una delle frasi più belle che mi abbiano detto nella mia vita. Onora sempre la vita che abbiamo avuto il privilegio di darti. Perché amiamo quello che fa male. Ciò che fa bene lo lasciamo andare. E che il mio pianto sembra un temporale. Prometto che io lo terrò lontano. Ho scritto oggi. Ti prego amore, non cambiare. Le tue carezze fanno bene al cuore. Papà non sta tanto bene. Quindi io per questo sono molto molto orgogliosa di Setta che mi ha scritto, perché che non è facile appunto scrivere una lettera, non ce la fa neanche a scrivere la mia perché tremo un po'. Me ha scritto il mio ragazzo. Per me adesso penso è tutto. Cioè lui mi ha salvato veramente la vita. Ti manca? No. Una cosa bella perché ti manca quella. Mi manca un casino, mi manca un casino. Mi ha salvato la vita. Quando mi ha trovato lui sicuramente ero molto più magra di adesso. Ero veramente pelle e ossa. E comunque quando mi guardavo allo specchio stavo bene con me stessa. Non lo cambierei con nessuno al mondo, mai. Lui mi ha fatto vedere che in realtà non ero magra. Stavo male, non ero in salute. E ci voglio avere una famiglia con lui. Lo voglio sposare e avere dei bambini. Comunque fuori a un ragazzo, ma ha avuto atteggiamenti fino a questo momento che insomma non lasciavano proprio pensare che fuori ci fosse una persona che l'aspettasse a casa. Perché l'hanno scritto tutta la famiglia mia però? Non tutti divisi anche qua. Io mi aspettavo una lettera un po' a tutti quanti. Cioè, sono contenta che mi ha scritto papà, però da una parte sono un po' rimasta male. Mi aspettavo che in questo momento la mia famiglia era un po' più unita. Che domini? Pessina ha ricevuto una lettera da parte dei genitori. Inutile. Vieni qua, vieni. Inutile. Parole inutili, inutili. Vieni qua. Parole che mi potevano dire a casa, raga. Per dirvi, tutti voi avete una c***o bella famiglia. E io ho delle parole di merda. Non mi devono fare queste cose. Tutti voi siete fortunati. Capiscono un c***o. Hassan non ha apprezzato quello che i genitori hanno fatto per lui. E io ho letto la lettera ed era una bella lettera. Hanno azzeccato tutto quanto il suo percorso che sta facendo in questo momento. A me non servono quelle parole per rendermi felice. Così tanto valeva manco mandarmi la lettera. Veramente, sarei stato meglio. Tu l'hai buttato, hai buttato questo, l'hai accartocciato. Ci hanno messo amore e tempo e tu cazzo l'hai buttato così. Se veramente devi scrivere qualcosa, bastavano due parole, ma due parole che magari non mi hai mai detto. Questo è quello che voglio. Ma basterebbe che mi dicessero proprio ti vogliamo bene, divertiti e ci manchi. Per me è un bravo padre come Rizzo. Cioè una figura come Rizzo per me piacerebbe un sacco. Per farti capire che mio padre è un clown e per iniziare una lettera mio padre inizia con bla bla bla. Mi manchi e il non poterti sentire nemmeno telefonicamente fortifica ciò che esiste tra di noi, l'ammirazione l'uno per l'altro. Non è un papà, è un amico più che un papà. Questa esperienza sarà utilissima per il tuo percorso di vita in quanto il gruppo è fondamentale per l'esistenza umana e dell'essere in sé.
In poche parole è proprio vero, l'unione fa la forza. Papà era un militare, quindi penso che sa quello che scrive. E ciò che conta è spassiadiri, ovvero divertiti in sala. Firmato il tuo papà pagliaccio. E anche se mi avessi scritto ciao tutto bene, avrei apprezzato comunque. Questo qua sarà mio fratello, non è mio mamma. Non ci credo, mia. Questa lettera è troppo dolce per essere di mia mamma. Io non ho un rapporto stretto con mia mamma. Non ci abbracciamo da quando siamo in prima elementare, non la chiamo mamma. Io sono cresciuta con una persona che mi dava sempre la colpa, sempre presa in causa, però in modo negativo. Quindi mi sono detta figlio, cioè sono aggettivi solamente belli. Quindi io mi sono detta questo qua non è la lettera di mia mamma, perché mia mamma magari se lo pensa lei non lo dirà mai. Mia sorella, tutto quello che ho. Quando tutti ricevono la lettera dei genitori, perché tutti hanno ricevuto la lettera dal padre o dalla madre o insieme, mia sorella che è tutta la mia vita, ma in una riga scrivere ciao Enrico, ci manchi tanto, ti vogliamo bene, non mi è arrivata. Che cosa costava scrivere qualcosa in più in una lettera? Che costava? No, ma io quello che ti dico da mio padre non me l'aspettavo. Infatti lo sapevo. Me l'ha scritta tutta mia sorella. Tutta tua sorella. I miei niente. Non l'hanno scritta. Perché secondo me non gli frega niente di loro. Io non so, a volte mi faccio anche dei ragionamenti strani. Penso, ma loro mi vogliono veramente bene. Le lettere hanno toccato in modo diverso la sensibilità di ogni recluta. Addio. Ognuna con la sua storia e le sue fragilità. Un minimo di commozione c'è stato anche da parte di tutti. Che penso ci sia stato uno che non è stato, che non si è commosso. Ciao Manu, sei lontano, ma ci aiuta a sapere che stai vivendo un'esperienza unica e indimenticabile. Il tuo cane Uri tutte le sere sale in camera tua e si mette a dormire ai piedi del tuo letto. È una scena veramente struggente. È struggente come scena. Se il mio cane che sta tutte le scale di casa mia e va via in camera mia e si mette tutto a letto. Bruttissima scena. Cioè, veramente strappalacri che ci pensi. Braccio, immagino, c'è in giro per il giardino, piagni, che non mi trova. C'è silenzio. Soprattutto la sera. Vero, la sera infatti io non posso immaginare che succeda là dentro la sera, un cazzo probabilmente. Ha scritto mio padre che prende un po' la rappresentanza della mia famiglia. Quindi sì, sono contento, certo, comunque una lettera, sapevi che almeno tu vivi ancora.